La chirurgia estetica, quando il bisturi distrugge la personalità. La chirurgia estetica a volte non è la soluzione migliore. L'eccesso di ritocchi può portare a un aspetto plastificato, quasi omologato. Abbiamo analizzato alcune VIP italiane che forse hanno esagerato con gli interventi chirurgici. Il problema principale è che queste donne hanno iniziato presto con i ritocchi, nonostante fossero già bellissime senza alcun bisogno di cambiamento. Non stiamo parlando di donne con evidenti difetti fisici, ma di ragazze che già avevano un aspetto superiore alla media. Quanto può migliorare un intervento chirurgico su una base già al limite della perfezione? Alcuni medici potrebbero frenare la facilità con cui si interviene oggi, soprattutto su ragazze molto giovani, per evitare che diventino dipendenti da continui interventi estetici. Parliamo di donne come Ilari Blasi, che è sempre stata apprezzata per la sua particolarità fisica, ma che oggi appare simile a tante altre bellezze, nascosta dietro a pelli tirate e gonfiori eccessivi. Lo stesso vale per Nina Mori e Anna Tatangelo, che sembrano aver perso la propria personalità dietro a volti standardizzati. Anche Sabrina Ghio, ex volto noto di Amici, sembra aver esagerato con gli interventi dopo la seconda gravidanza. Questa ossessione per l'estetica sta portando a danni anche in campo lavorativo, con queste donne che stanno lavorando sempre meno negli ultimi anni. Dovremmo imparare a valorizzare la personalità anziché l'aspetto fisico, perché la personalità rimane la stessa anche a 80 anni. La chirurgia estetica non dovrebbe distruggere